Radio Box, puntata 21. Come vedete qua nello studio di Radio Box è tutto a posto, noi manteniamo le distanze. La barba di frate Simo continua a crescere indisturbata e rigogliosa. Non ci siamo assolutamente montati la testa rispetto alla puntata scorsa con Mario Andretti, quindi ho qua una valletta che può presentare l'ospite di oggi. Vabbè, l'avrete riconosciuto, abbiamo Luca Ghiotto, poliedrico pilota, correrà, se si correrà questa stagione, in Formula 2, in GT, ha già corso in Formula 2 lo scorso anno. Luca, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Beh, poliedrico, GT, F2, adesso Sim Racer anche, quindi si è aggiunta un'altra cosa. Bravissimo, bravo. Esatto, parleremo proprio di questo con te, poi saluto i nostri due esiliati dalla sua stanzetta in Biella, il caro Luca Manacorda. Luca, buongiorno, buonasera, quello che preferisci tanto qua ormai. Buongiorno sera a tutti. Buongiorno sera. E Alberto, sai, Alberto, non vedo più la foresta. No, perché dovete sapere che poi fuori onda ci sono le gag più belle si possono definire, per carità. Però no, qua sul tavolo ho un mazzo di tulipani, so che a Salvo piacciono, quindi prima della puntata glieli faccio vedere, però qua li togliamo perché sennò oscurano la vista, ecco. Vabbè, peccato, ti sei perso sul più bello. Dai, andiamo con le nostre, con le cose serie, con Luca. Allora Luca, io parto un po' come sono partito settimana scorsa con Mario Andretti, una domanda facile ma molto difficile in questo momento. Come va? Va bene, sotto certi punti di vista, perché insomma restare a casa nella sicurezza dei muri di casa non è proprio una brutta cosa, però allo stesso tempo sono abbastanza annoiato e vorrei uscire. Come dicevo prima, il sim racing è diventato il mio mondo, come penso per il 99% dei piloti al momento, e non sto facendo altro oltre a quello. Vabbè, chiaramente sto provando a tenermi allenato, altrimenti siccome c'è questa, tutti all'improvviso siamo diventati appassionati di cucina, non facciamo altro che cucinare durante questa quarantena, quindi se non mi allenassi sarebbe un problema. Cosa cucini? Perché io non sono per nulla diventato appassionato di cucina. Io mangio e basta, cucino. Ah, okay. Miei. Io assaggio solo, faccio il giudice di Masterchef, mettiamola così. Senti, hai accennato poco fa al sim racing, non so se riesci a vedere, noi qua abbiamo un cartonato, lo riesci a intravedere, il nostro personaggio, il nostro, sì, convitato di pietra, sai chi è? Lo vedi? Lo riconosci? Aspetta che devo avvicinare il... Si vede un po' troppo sfocato, in si effetti. Si vede un po' troppo sfocato, vabbè. Non lo prendo perché per farlo restare così in piedi ci abbiamo messo dalle 2 alle 4 ore, okay. Però è David Fumanelli, che è uno di quelli che condivide le piste virtuali insieme a te. E allora ti chiedo, come sta andando questa tua carriera da sim driver in questo momento? Beh, devo dire che il campionato che sto facendo proprio con David lo sto apprezzando molto. Tra l'altro è stata una cosa che Matteo Cressoni ha, diciamo, organizzato un po' all'ultimo minuto, ma devo dire che dalla prima gara, già al terzo appuntamento, abbiamo fatto grossi progressi, perché a Mugello eravamo in 26, se non ricordo male, e addirittura si parla di altri nomi di un certo calibro che si aggiungeranno per il prossimo round, che sarà questo venerdì. Tra l'altro, Assetto Corsa è la piattaforma che io apprezzo di più, quindi guida, insomma, è il gioco, chiamiamolo gioco, in cui mi trovo meglio e su cui apprezzo di più correre senza nulla togliere agli altri. Quindi forse anche per questo motivo qua è il campionato che sto apprezzando di più. Tra l'altro è una bella bagarre. Sì, io sono terzo in campionato e penso David sia primo, se non ricordo male. Però con il BOP non è per niente facile. Infatti sto già trovando gli alibi dicendo che ho 40 kg di zavorra alla prossima gara, sai, quindi non andrò bene per quello. Insomma, le solite scuse da piloti. Insomma, le scuse che ci sono nella realtà poi si trovano Esatto. anche nel virtuale. Alberto, non so se Esatto. puoi spiegare a Luca il motivo per cui Davide sta vincendo le gare, perché noi lo sappiamo tutti qual è il motivo per cui. Esatto.
perché David è venuto in trasmissione da noi quando ancora c'era la possibilità di stare tutti insieme prima di Natale e abbiamo fatto omaggio a Davide della mitica campanella di Motorbox che si sta portando in giro per il mondo e per le gare, e a quanto pare la campanella di Motorbox porta decisamente bene, quindi i poteri benefici. Beh, insomma, i corrieri consegnano pure, se volete spedirmela, insomma, volentieri. Vedremo cosa si può fare, ecco. Dobbiamo parlare con Tommaso. Non so se è considerato bene essenziale, però possiamo provarci. Beh, sì. Insomma, se aiuta a vincere un campionato, sì, secondo me. Effettivamente. Dovrai essere bravo con noi perché Davide ci ha regalato il suo cappello, i suoi guanti, insomma, non è che te ne esci così. Va bene, sì, qualcosa trovo nello scantinato, insomma, a Pua. Ah, grazie. Va bene, allora... sì, Davide, Luca, al di là del sim racing, come procedono gli allenamenti? Se stai facendo qualcosa da solo, se hai qualcuno che ti segue, magari a distanza, come vi allenate in quarantena? Beh, ti dico, sono stato abbastanza fortunato con le tempistiche perché ho avuto una settimana abbastanza intensa tra il prologo del GT World Challenge a Paul Ricard e due giorni di test privati sempre con Aston, che praticamente mi ha tenuto via da casa per 6 giorni, ed è stato proprio quel periodo in cui è iniziato chiamiamolo lockdown in inglese in Italia, e praticamente sono riuscito a scappare per qualche ora se non ricordo male era l'8 marzo e sono riuscito ad andare in Spagna appunto per i test, poi in Francia eccetera. Sono tornato a casa in quel momento in cui si riusciva ancora a muoversi per insomma si facevano certi tipi di lavori eccetera eccetera, quindi sono riuscito ad andare a prendere degli attrezzi in palestra praticamente il giorno dopo essere tornato a casa, e poi hanno chiuso tutto, quindi in pratica ho avuto la fortuna di riuscire ad arrivare a casa in tempo per riuscire a prendere qualche attrezzo da usare a casa, altrimenti sarei stato fregato completamente, quindi riesco ad allenarmi, sì. Ma quindi pesi, queste cose qua? Sì, beh, alcune cose, tappetino, qualche peso, fortunatamente ho un tapirulana a casa, quindi posso correre anche in casa volendo. Adesso in Veneto è stato tolto il limite dei 200 metri da casa, quindi volendo potrei anche con la mascherina ovviamente andare a correre fuori, ma non ci sono ancora andato. E quindi insomma qualcosa si fa, ecco, non è chiaramente l'allenamento full che si fa di solito, ma insomma considerando il tempo che c'è ancora prima del probabile inizio delle stagioni, non è essenziale insomma in questo momento allenarsi a pieno ritmo. Ok, chiarissimo. Bene, no, vabbè, quindi immagino che di conseguenza anche tutto quello che riguarda una dieta, un'alimentazione particolare, si farai attenzione, ma in questo momento sì. Non è essenziale essere rigidi come potresti essere rigido durante la stagione agonistica. Sì, beh, chiaramente non cerco di non esagerare, anche perché sai, già non mi alleno tanto come farei in una vita normale, diciamola così, quindi insomma cerco di evitare di mangiare troppo, di mangiare cibi che comunque potrebbero farmi prendere qualche chilo, perché come gli appassionati sapranno, insomma, il peso è qualcosa di fondamentale nel nostro sport, quindi devo cercare di almeno quello mantenerlo stabile, e poi ovviamente quando riprenderò gli allenamenti full potrò riprendere anche un po' di forma, quei pochi muscoli che ho perso eccetera eccetera. Anche perché hai già 40 kg di BOP, quindi se non mangi bene è un casino col sim esatto. Racing, no? Esatto, potrebbero fare sì un gioco di sim racing in cui devi aggiungere il tuo peso reale, no? Prima ti pesi, poi lo aggiungi. Ma poi c'è magari qualcuno che bara, no? Che, esatto. Che mette un piede giù, che si appoggia a qualcosa. Sì, guarda, no, mi sono tagliato una gamba, peso 20 kg di meno. E invece no, a livello di no. Hobby, quando non ti alleni, cosa come passi l'ora in questo periodo? Serie TV? Sì, serie TV, ormai Netflix, eccetera, eccetera, l'ho consumato anche quello.
E poi vabbè, la sera sempre videogiochi, però di altro tipo, tipo sparatutto, avventura con gli amici, sai, giusto per passare la serata. Sì. Insomma, cosa che non riguarda il mondo del racing e basta. Poi vabbè, fortunatamente l'azienda di mio padre può lavorare, dato che abbiamo iniziato a produrre un piccolo compressore per sanitizzare l'aria, quindi abbiamo il permesso di tenere aperto, quindi ogni tanto posso anche andare là a dare una mano, che è già qualcosa, insomma, almeno ho un motivo valido per uscire di casa, andare in un posto che non siano le mura di casa e fare qualcosa di diverso. Di diverso e direi anche di utile. Sì. Allora, direi di cambiare argomento ed entrare nella, diciamo, nella parte più calda di questa nostra chiacchierata e parlare un pochino di quello che è la tua stagione 2020, quindi nel momento in cui questa stagione partirà tu sarai impegnato su più fronti grazie all'encomiabile lavoro di Giampaolo che abbiamo avuto qua ospite la scorsa settimana e speriamo ci possa ancora seguire. Avresti dovuto correre due campionati differenti. Direi che il GT lo lasciamo un attimo da parte, poi ne parleremo in un secondo momento. Parlerei ora di quella che è la tua prossima avventura in Formula 2. Tu avevi annunciato dopo la vittoria, anzi un pochino prima dell'ultima tappa di Abu Dhabi, che poi si è conclusa con una vittoria da parte tua, il ritiro dalla Formula 2. Poi c'è stata questa importante chiamata da parte di Hi-Tech Grand Prix e quindi volevo un attimino sapere da parte tua come stavi approcciando questa nuova stagione, questa nuova possibilità. Beh, sai, chiaramente era stata una chiamata molto molto inaspettata. E ovviamente ero già concentrato sul mio impegno nel GT, insomma già con l'Aston c'erano in programma di fare all'incirca 11-12 gare, che insomma non è un numero basso, e poi insomma è uscita questa novità, se si può dire, e chiaramente ci sono molti clash, anzi c'erano molti clash, ora ce ne saranno molti di più, considerando che saranno tutte stagioni compresse, e quindi diventava un impegno, intanto molto duro, perché in totale erano circa 20-21 impegni in una stagione, e senza contare il fatto che poi avevo chiaramente, non potevo fare entrambi i campionati a pieno, ma dovevo saltare qualche gara. E ovviamente, come appena detto, adesso devo vedere se e come riuscirò a conciliare le due cose, perché chiaramente entrambi i campionati hanno avuto dei grossi cambiamenti nelle date, e quindi pratica è un po' come ricominciare da zero, per me si può dire così. Bene, benissimo. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, poi so che Simone voleva chiederti qualcosa proprio riguardo alla possibilità di questi clash per quello che riguarda il calendario. Allora, l'anno scorso tu effettivamente sei partito molto bene e nelle prime gare, poi non so se anche Luca, Simone, Salvo hanno avuto la stessa impressione, ma io dopo le prime due o tre gare vedevo te in un'ottima posizione, ti vedevo molto più concreto e molto più competitivo degli altri principali rivali. Poi forse qualcosa da Monte Carlo in poi ha iniziato a non andare più nel verso giusto e quindi forse hai perso un pochino il momento per riuscire a prendere un pochino largo in classifica. Quindi senza nulla togliere a De Vries che ha fatto un ottimo campionato, però io ho l'impressione che l'anno scorso probabilmente tu avresti avuto la possibilità di vincere perché in moltissime occasioni ti sei dimostrato il più competitivo. Beh, è la sensazione che ho anch'io. Io credo di averlo perso io il campionato, non che l'abbia vinto De Vries, perché insomma già se io ho avuto 58 punti di distacco da De Vries, già se aggiungi i 18 punti di Monaco e togli quasi 20, quindi non dico si dimezza, ma quasi, in più tutte le sfortune che ho avuto durante la stagione a Monaco, a Silverstone gara 2, la foratura a caso, senza essermi toccato con nessuno quando stavo risalendo per andare a podio, e un sacco di altri problemi, il problema con lo sterzo a Paul Ricard, e altre, già
i problemi togliendo i problemi tecnici, i punti sarebbero abbastanza per essere stati lì con De Vries. Se più poi aggiungiamo altre circostanze, i miei errori, eccetera, allora si poteva tranquillamente arrivare davanti a lui, insomma, che come hai detto tu, le gare in cui tutto è andato per il verso giusto, siamo sempre stati competitivi, anzi direi molto competitivi, soprattutto nel passo gara. Cioè anche per esempio Monza gara 1 è una delle gare a cui penso più spesso, perché sono arrivato secondo da tredicesimo, ma senza quel problema al box con quella pistola della gomma anteriore sinistra avremmo vinto facile, avremmo vinto, insomma. Quindi anche lì altri punti persi, insomma c'è sempre stato un qualcosa, anche piccole cose che ci hanno sempre fatto perdere qualche punto qua e là, e alla fine insomma è successo quello che è successo. In più una gara in meno per chiaramente il weekend terribile di Spa, che anche quello ha tolto due chance di far punti, e quindi insomma tutte le sfortune più una stagione tra virgolette accorciata sì, ha portato a questo. Sì, che poi Luca, Monaco probabilmente è l'unica gara lì nel calendario in cui avere un problema in gara 1 è una catastrofe, perché poi di fatto per gara 2 ti trovi... Sì, esatto. Io chiaramente non voglio parlare male degli altri, però sì, credo che insomma intanto Nick abbia avuto anche molta fortuna, cioè veramente tanta fortuna, perché intanto se penso al suo giro di qualifica a Monaco, penso abbia toccato il muro 3 volte in un giro e la macchina non ha avuto problemi, quindi se non è fortuna quella non so come chiamarla. A Monza, a gara 2, quando ci siamo toccati io, lui e Camara, l'unico che non ha avuto problemi è stato lui. Poi, a 3 giri dalla fine, ha bloccato violentemente l'anteriore destra andando dritto ed è riuscito ad evitare la macchina che aveva davanti per, penso, 1 centimetro forse, anche lì 0 problemi. Quindi, quando hai tutte queste cose che vanno sempre per il verso giusto, secondo me significa avere tanta tanta fortuna, perché io nelle sue stesse situazioni mi è sempre andata male, sempre. E poi prendi anche fiducia, no? Quando ti dice tutto bene, pensi di essere invincibile. Chiaramente sì, anche chiaramente. Nel poi giusto. Comunque corri anche con RT, che insomma non è un team di da retrovie, anzi insomma ha vinto, penso sia il team che ha vinto più campionati nella storia dell'F2GP2. Questo ovviamente nulla toglie ai virtuosi, anzi credo che nel packaging overall eravamo messi meglio noi, magari loro forse avevano un decimino di vantaggio in qualifica, però in gara eravamo molto molto meglio noi. Cioè pensate a, ovviamente se avete visto le gare, ma presumo di sì, quante volte io sono partito con la strategia opposta e sono stato l'unico pilota che riusciva a far funzionare questa strategia, arrivando a podio o comunque lì nelle zone alte della classifica, quando gli altri invece decadevano e finivano fuori dalla top 10. Insomma, quindi questo dimostra che la macchina c'era, però come dicevo prima ci siamo sempre trovati in situazioni un po' difficili, e quando hai questo che ti va contro, insomma puoi fare tutto il lavoro che vuoi, ma non c'è nulla da fare. Albi, non mi ricordo, scusa, abbiamo fatto dei regali a De Vries, gli abbiamo regalato qualcosa, che no. Forse puoi controllare nella lista dei beneficiari. Guarda, io ti dico una cosa, io sono quest'anno sono 10 anni che corro, sono 10 anni che aspetto che la fortuna mi ritorni, ma non è mai tornata, quindi io faccio le speranze. Vabbè, quando finirà il lockdown sarai nostro ospite negli studi. Va bene. Ci pensiamo noi. Ma adesso vabbè, parliamo del 2020, se dovesse partire la stagione ti ritroverai con un nuovo team, una nuova avventura, cosa ti aspetti? E soprattutto ti volevo chiedere, che aria si respira nel team in questo periodo strano e particolare? Ovviamente parli di Hi-Tech, presumo, giusto? Sì, sì. Ok, beh, ti dico, c'è poco l'aria di nessuno ha pressione, perché comunque è un team nuovo, quindi sai, c'è comunque quella cosa, non so, non voglio chiamarla scusante o alibi eccetera eccetera, però comunque c'è un team nuovo con tutto personale nuovo, c'è solo un ingegnere ex F2, e quindi se le cose non andassero per il verso giusto comunque sai che
dell'esperienza da fare, e quindi c'è questa tranquillità, tutti lavorano abbastanza tranquillamente. Diciamo che anche in Bahrain eravamo un po' più frenetici sul discorso del sistemare le macchine secondo i nuovi cerchi da 18, tutte le nuove componenti che sono arrivate quest'anno, sistemare le macchine, perché chiaramente erano macchine nuovissime, due scocche nuove, pezzi completamente nuovi, motori nuovi. Quindi abbiamo avuto un po' di problemini di gioventù, chiamiamoli così, ma una volta risolti quelli, tutto è andato per il verso giusto, ho lavorato benissimo, anche Mazepin, insomma, ho visto che lavorava bene con la squadra, ci siamo scambiati informazioni tra di noi per migliorare la macchina, e alla fine, insomma, come avete visto, all'ultimo giorno siamo stati molto rapidi, a parer mio molto rapidi, senza nemmeno fare troppa fatica, insomma, cioè senza esagerare, quindi è un buon segno questo. E io avevo un'altra curiosità, perché ti dovrai, diciamo, smezzare tra due campionati, dovrai in qualche modo trovare un bilanciamento tra i due campionati, non lo so, volevo chiederti appunto che cosa prevedi, nel senso, è difficile essere competitivi sapendo già che correrai meno gare dei tuoi avversari, oppure è una motivazione in più per dimostrare quello che vali? Ti dico, ovviamente è difficile, perché so che avendo comunque metà appuntamenti degli altri, perché erano, che io parlo sempre pre-quarantena, erano, esatto, 7 su 12, adesso non so quanti saranno, era difficile ovviamente di lottare per il campionato, però sai, comunque l'intenzione è sempre di far bene, di vincere, a prescindere da quello che sarà il risultato finale del campionato, perché sai, comunque io credo che fare delle belle gare, parlando del singolo weekend chiaramente, posso comunque avere dei benefici, perché sai, io ho notato che comunque a volte per fare il grande salto, farsi prendere da qualche team di F1 o comunque qualche team ufficiale di qualsiasi campionato, la spettacolarità o comunque non so, la singola prestazione, se si fa una prestazione veramente con la P maiuscola, a volte conta di più che vincere un campionato, no? Cioè, se fai una gara e vinci con 20 secondi di vantaggio sul secondo, faccio un esempio, o fai una gara vincendo partendo ultimo, a volte conta di più che vincere un campionato. Quindi il mio obiettivo chiaramente è sempre di fare delle belle gare, appunto per questo, cercare di essere molto competitivo e cercare di fare, insomma, di lasciare il segno, ecco. Proprio poi era un po' quello che aveva fatto Albon, no? Nel 2018. Sì, Albon, prendi Verstappen quell'anno che corso in F3, che non ha vinto il campionato. Però sì, anche se però, vabbè, Verstappen aveva già un contratto. Sì. No, ecco, proprio su questo argomento, il fatto magari di non dover tenere troppo conto a quella che è la classifica del campionato, magari ti potrebbe anche far correre con un po' più di leggerezza, perché se tu sai di essere primo o secondo in campionato e di dover raccogliere dei punti per arrivare primo a fine stagione, magari c'è la gara che ti accontenti di arrivare secondo, terzo, quarto, prendi i punti che devi prendere. In questa condizione, correndo meno gare, ogni appuntamento rappresenta l'opportunità per vincere, quindi si corre anche magari senza mezze misure. Sì, come hai detto tu, si corre senza pressione, perché comunque sai che al 50%, anzi di più del 50%, un risultato è già da scartare, quindi non bisogna pensare a quello. Chiaramente poi io, se faccio 7 weekend perfetti e gli altri finché sono via io si buttano fuori, io si sa mai, insomma, magari, magari mi ritrovo in lotta lo stesso. Luca, io tornerei sui test in Bahrain per chiederti una cosa di cui abbiamo già parlato anche con Giampaolo, cioè a livello logistico, com'è stato andare là e poi tornare nel pieno dell'emergenza coronavirus? Beh, partiamo dal fatto che per arrivare in Bahrain ci ho messo 25 ore, se non sbaglio, e quindi è stato un viaggio eterno, cioè ci ho messo di più per andare lì che andare a Bathurst, che è dall'altra parte del mondo, quindi questo rende l'idea. È stato difficile e onestamente c'è stato un momento in cui sia io che Giampaolo eravamo
ormai rassegnati l'idea di farmi tornare a casa e che non sarei andato in Bahrain. Avevamo già chiamato Hightech per chiamare un pilota di riserva e poi alla fine, grazie a Hightech appunto, che è riuscito ad avere dei permessi speciali per farmi salire su un aereo da Londra, sono riuscito ad andare in Bahrain. E altrimenti dall'Italia ho provato dall'Italia e dalla Germania e non mi ha lasciato partire. Ho preso, se non sbaglio, 3 o 4 aerei in un giorno per riuscire a trovare un posto da cui mi facevano partire per andare in Bahrain. E ho viaggiato tutta notte, sono arrivato là il giorno prima dei test. È stato un viaggio veramente sfiancante, però alla fine sono passato, anzi ti dirò di più, una volta arrivato in Bahrain la situazione è stata molto meno grave del previsto. Io mi aspettavo di trovare, insomma, un ospedale in aeroporto che mi avrebbero preso con i camici bianchi, sai, come uno zombie. Invece in realtà là in Bahrain non è stato niente di che. Il problema è stato appunto salire nell'aereo, dato che le compagnie aeree non permetteva a nessuno di salire. Però sì, una volta arrivato là è stato tutto come gli altri anni, insomma, si può dire così. Luca, passo. Vuoi aggiungere qualcosa, scusami? Ah sì, volevo ancora chiedergli, invece a riguardo di cerchi da 18, che la Formula 1 adotterà da quest'anno, e praticamente alla fine farà da cavia per 2 anni, perché la Formula 1 ha posticipato i nuovi regolamenti e l'adozione dei nuovi cerchi. Come cambia dal punto di vista del pilota con questi nuovi cerchi da 18? Allora, personalmente mi piace di più dei cerchi da 13 sulla guida, chiaramente. Esteticamente devo ancora farci l'occhio. Ci ho messo un po' ad abituarmici, io personalmente, e anche la squadra ad abituarsi ad avere un setup per questi cerchi, che chiaramente siamo partiti, penso tutte le squadre siamo partiti con dei setup dell'anno scorso, comunque una cosa simile alle gomme da 13 pollici, e poi da lì si è iniziato a lavorare verso una soluzione che andasse bene per i cerchi da 18. Quindi il primo giorno è stato veramente un disastro, oltre ai problemi tecnici di cui parlavo prima per le macchine nuove, ma anche di setup. La macchina era inguidabile, non si poteva usare i cordoli perché chiaramente le gomme ha molta meno assorbenza alle vibrazioni, e quindi le sospensioni fanno molto più lavoro rispetto all'anno scorso. E cosa che principale che ho notato io a livello di guida, intanto, è che lo sterzo è molto più pesante, perché chiaramente è molto più diretto. Ora non c'è più, come ho appena detto, l'ammortizzazione della gomma sia a livello laterale sia a livello longitudinale, insomma, e quindi sia a livello fisico è molto tosta. E mi piace il fatto che è molto più reattiva nelle curve veloci, perché chiaramente il fatto che la spalla lavora molto di meno la rende molto più stiff, più dura, insomma. E personalmente era una cosa che a queste gomme mancava, quell'appoggio nelle curve veloci, il fatto che si lavorava tantissimo, che ovviamente era una cosa, immagino, voluta anche per il fatto che aveva molto degrado. Però ora, secondo me, sembra si è avvicinata molto di più alle gomme di altri campionati, di altri marchi, se si può dire così. È diventata un po' più una situazione normale, non è più la Pirelli, diciamo, che era diventata famosa dopo molti anni in GP2, diciamo, quella gomma che tutti conoscevano come la gomma che dovevi gestire come, sai, guidare piano 3 secondi dal tuo best lap, altrimenti l'avresti bruciata. Insomma, è diventato più una situazione normale ora. Luca, prima di chiudere la parentesi Formula 2, chi vedi come team da battere, team e pilota da battere in questa stagione, se e quando partirà? Beh, è difficile da dire. I test, molte squadre sono andate bene. Il problema è che non, diciamo, chi avrei aspettato veramente di vedere davanti, insomma, chiaramente davanti, non lo era. Quindi presumo che tanti abbiano girato con benzina in più, insomma, le classiche cose che si fanno sempre.
però modestamente come team overall che vedo meglio, sicuramente i virtuosi, sia per i piloti che hanno, insomma sono entrambi veloci. Guan Yu l'ho conosciuto di persona, ci ho lavorato insieme e so di cosa è capace. E Aylot, insomma, anche lui l'abbiamo visto anche l'anno scorso con Charu, ha fatto molto bene, quindi direi che loro sono a livello totale sia di squadra come piloti, forse il team messo meglio, insomma, come tutto. Presumo e mi immagino che Prima farà molto bene, perché Schwarzman è molto forte e mica al secondo anno di F2, quindi ha un po' di esperienza. E onestamente ho visto molto bene anche Carlin e entrambi i pilotini Red Bull, lì da Ruvala e l'altro non ricordo il nome, il giapponese, e sono andati molto forti anche loro, quindi sembra che queste gomme da 18 abbiano giovato a Carlin, forse si adatta di più al loro stile di setup. Ok, cambiamo totalmente pagina e andiamo a quello che in realtà è il tuo impegno primario nel 2020, cioè l'impegno con Aston Martin R Motorsport, o R Motorsport, se dobbiamo fare gli anglofoni, con appunto nel GT World Challenge, che poi sarebbe, per chi non lo sapesse, quello che fino all'anno scorso chiamavamo Black Pain. Com'è stato il passaggio alle GT, anche se avevi già fatto qualcosina negli anni scorsi, se ti piace di più, cioè, raccontaci un po' questo tuo passaggio e poi però ti faccio una domanda più specifica su Aston Martin. Ok. Allora, la prima volta che ho guidato l'Aston e la prima volta nella vita che ho guidato una GT3 è stato a Portimao a dicembre dell'anno scorso, e devo dire che è stato un po' uno shock, insomma, perché quando sei abituato alle velocità in curva delle F2 o comunque di tutte le formule che hanno molto carico, è un po' uno shock, ecco, passare a una macchina derivata dalla serie così pesante. Però se devo essere sincero mi diverto tantissimo a guidarla, è un'auto che probabilmente per il fatto che intanto ha molti aiuti, perché ha ovviamente il servosterzo, l'ABS, il traction control, ci si può giocare con tutto, mappa motore, quindi è tecnologicamente molto avanzata, e poi il fatto che non sia così a livello, sia a livello di G, quindi di forza, anche di sforzo fisico, di velocità in curva, anche a livello mentale, sia un po' più facile dell'F2, ti lascia il tempo di godertela di più, no? Cioè in F2 o F1, comunque tutte quelle auto sono così competitive che non ti lasciano il tempo di pensare a nient'altro mentre la guidi, che non sia qualcosa per andare, sai, per fare il giro perfetto, per staccare giusto, fare quella curva nel modo esatto, eccetera, eccetera. Invece lì il fatto che sia tutto un po' più rallentato ti lascia il tempo anche un po' di goderti la macchina, no? Cioè, hai il tempo di pensare un po' ad altro. Forse sarà anche il fatto che ormai è da molto tempo che corro con macchine molto più competitive, questa cosa è una cosa che mi ha lasciato, diciamo, si può dire felice dopo il primo test, perché ho detto, cavolo, finalmente, insomma, mi diverto un po' di più, no? Perché invece quando sei in Formula 2 sei talmente concentrato, no, si morite perché dice, vabbè, non ti diverti, allora. No, però sei talmente concentrato e talmente sotto stress Sì, fisico. ovviamente no, no, non sto dicendo che odio l'F2, che mi fa schifo, No, 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 anzi, certo. però sto dicendo che l'F2 è così impegnativa da guidare Che non te per la fare godi. tutto bene, che fai un'ora di gara, in quell'ora tu pensi solamente a guidare bene, a preparare i sorpassi, fare il pit stop, gestire la frenata, gestire le gomme, eccetera, eccetera. Invece nel GT riesci comunque a, non dico guidarla, un po' più come se fossi in strada, però comunque a divertirti anche un po' con la macchina, no? Insomma, guidarla un po' di Certo. più, insomma, penso che chi voglia capire ha capito. Sì. Ti faccio la domanda che ti avevo preannunciato prima. Aston Martin, c'è un contratto, ci sono anche state una gara nel WEC,
Sicuramente nel momento in cui l'avete firmato era un contratto di grande prospettiva, un contratto molto, cioè un contratto veramente importante, ecco. Ci diceva martedì scorso Giampaolo che effettivamente in questo momento, al di là della questione coronavirus, siete un po' in stand-by perché Aston adesso ha cambiato proprietà. Sì, beh, credo che il discorso proprietà non sia il problema principale, ma sia più il fatto che intanto hanno lasciato il DTM, che era uno una delle possibilità per gli anni futuri. E ora non si sa bene come cosa succederà con il progetto Valkyrie per il WEC, quindi anche lì sì, è tutto un po' in stand-by. Chiaramente, sai, nel caso in cui un progetto è già andato, nel caso in cui anche il secondo dovesse chiudere definitivamente, allora sarebbe un colpo basso, perché si può dire che abbiamo preso questa strada anche in visione futura su, appunto per quel che riguardava DTM e WEC, e quindi nel caso tutto andasse storto sarebbe un po' un ritrovarsi con le mani vuote. Certo, beh, ricordiamo che il motivo per cui si ipotizza o comunque si pensa che Aston Martin possa decidere di lasciare il WEC, al di là delle chiacchiere che ci sono su queste nuove hypercar, perché ci sono degli costruttori che hanno un po' fatto marcia indietro, è legato, diciamo, anche al fatto che Aston Martin entra in Formula 1 nel 2021 da costruttore ufficiale, rilevando quella che è attualmente chiamata Racing Point. Poi la struttura sarà sempre la stessa, però avrà un nome ufficiale, Aston Martin. Luca? No. Alberto. No, Luca pensavo, no, Luca, io... no. Vuoi farmi una domanda? Salvo, prego. No, so che volevi aggiungere qualcosa. No, volevi dire qualcosa. Mi sono incartato, capita anche in migliori. Che esatto. Non sono io. Poi figurati, vorresti che io dicessi qualcosa? No, niente. Cambiando argomento, noi giovedì scorso, la puntata è andata in onda venerdì, abbiamo avuto la possibilità di avere ospite Mario Andretti, e come tu ben saprai, Andretti si è distinto nella sua carriera per aver corso praticamente su qualsiasi cosa avesse quattro ruote, e scambiando quattro chiacchiere con lui si è proprio parlato del discorso di questi piloti moderni che sono molto specializzati su una determinata disciplina, ma tendono a non cimentarsi in specialità diverse. Tu in questo senso ti stai dimostrando invece un pilota multidisciplinare, quindi quello che ti volevo chiedere è: che tipo di approccio mentale serve per scendere da una Formula 2 e salire su una GT, scendere da una GT, salire su una LMP1 e via dicendo? Beh, ti dico, l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare la gara al Fuji con la Ginetta LMP1, e devo dire che sono rimasto sorpreso dalla similarità, cioè a parte avere un tetto sulla testa, è molto formula style, diciamo così, cioè è letteralmente come guidare un F2. Infatti anche le prestazioni sono molto simili. A Barcellona nel prologo mi ricordo che c'era, se non sbaglio, 5 decimi di differenza tra il best lap in F2 e quello che ho fatto con la Ginetta, quindi anche a livello di guida, insomma, mi sembrava veramente di essere sulla stessa macchina. Il GT invece è un mondo totalmente diverso. Come dicevo prima, l'auto è molto più pesante, è una macchina derivata dalla serie, ha tantissima elettronica, ha l'ABS, che è una cosa che non ho mai usato in vita mia, il traction control, che anche quello non ho mai usato, e più di tutto questo ha un peso notevole, perché pesa, insomma, quasi 500 kg in più di un F2, che non è poco. Credo che sia, diciamo, il modo giusto per spiegare la cosa è: bisogna avere un switch nella testa, no? Bisogna come avere due preset fatti, e quando vai al weekend di F2 devi
salire in macchina dicendo ok, devo guidare in questo modo, devo frenare in questo modo e basta. Quando monto nel GT devo avere un preset che dice ok, adesso già della prima frenata inizio a guidare così, freno così, quella curva la devo fare così, altrimenti se inizi step by step finisci le prove libere che sei ancora al punto di partenza e non hai risolto niente. Insomma, nel mio caso, ovviamente, essendo molti anni che corro in Formula in F2, ho notato anche dopo i test in Bahrain che è stato veramente una cosa automatica. Cioè, nonostante avessi fatto i test a Portimao col GT, la gara a Bathurst, molti giorni di preparazione al simulatore in Aston, eccetera, dopo due giri in F2 ero già tornato al 2019, la guidavo bene come niente fosse e basta. Credo che ormai quella sia una cosa che ho ben piantata in testa su come guidare un F2, quindi non è una cosa che mi preoccupa più di tanto. Quello che mi preoccupa di più chiaramente è il passaggio dal weekend di F2 al weekend del GT e non viceversa. Come ho detto, quello sarà una cosa difficile, anche perché comunque sono un pilota abituato a gestire la macchina da solo, perché che l'F2 non ha aiuti, e invece nel GT in generale, non parlo solo dell'Aston, sono auto che vanno guidate sull'elettronica, cioè il freno va schiacciato a 120 bar di pressione e bisogna lasciare che l'ABS freni la macchina, ma non è una cosa a cui sono abituato. Infatti anche adesso, dopo giorni e giorni di test, faccio molta fatica ad abituarmi, cioè mi verrebbe da staccare tutto e guidarla come un F2, solo che chiaramente non posso. Ecco, ricollegandoci a queste tue esperienze con vetture diverse in giro per il mondo, se tu potessi scegliere una pista su cui girare e una macchina con la quale fare il giro, quali sarebbero le tue scelte? Parliamo di auto moderne o anche del passato? Libera scelta, qualsiasi epoca, qualsiasi categoria. Allora, ho visto, non lo so, probabilmente l'avete visto anche voi, ma l'Intercontinental GT Challenge ha messo una storia di una gara del GT1 del 2010, se non sbaglio, in una pista che penso fosse in Argentina, che si chiamava Potrero o qualcosa del genere, San Luis. Io non sapevo nemmeno che pista fosse, ho guardato l'onboard e sono rimasto senza parole, perché penso sia la pista più bella che ho visto, quindi consiglio anche a voi di andare a vedere l'onboard dopo la diretta. E quindi come pista scelgo quella, prima perché è una pista che di cui non ho mai sentito parlare e sembra pazzesca. Come auto ce ne sono troppe. se posso dividere la pista a settori, faccio un po' per una. Sì, anche, sì. Non lo so, mi piacerebbe tanto guidare una vecchia gruppo C di Le Mans, e poi la MP4-4 di Senna, quella l'F1 che amo di più, e dai, faccio tre così non vado oltre. Come terza direi un DTM a caso. Sì, bene, che tanto. Qualsiasi. Aston Martin, per esempio. Ecco, dai, tra l'altro sono anche fermi in un garage, chissà dove, quindi me la tiro fuori. Dico, per essere un po' aziendalista, no? Esatto. Alberto, Luca poco fa ha detto MP44, è una macchina leggendaria legata al nome di Senna. So che avevi preparato una lista di appuntamenti, di amarcord, ricordi legati al giorno 21 aprile. Nel 21 aprile ci sono due ricorrenze importanti. Ecco. Allora, partiamo con la meno importante, perché oggi ricorrono i 35 anni dalla prima vittoria di Senna all'Estoril. Non correva con McLaren, ma con Lotus. Comunque è una data importante che sicuramente rappresenta una milestone per quello che è il mondo degli appassionati di Formula 1 e di motorsport una in milestone. Generale. Esatto. Perché se no dovevo ripetere date importanti, no, brutto,
Ma diciamo che il 21 aprile è passata la storia per un altro evento, per la nascita di una persona molto rilevante. A quanto ho capito prima dell'inizio della diretta, oggi è il compleanno della zia di Simone. A voglia, scusate se lo dico in romano, ma... A voglia! Vai, guarda lì in camera e fai auguri. Ciao zia, tanti auguri. Oggi non si dice l'età di una, no, insomma, di una zia, quindi non lo diciamo, però si fa tonda, è molto importante. Ah, no, quindi... 30, 30. No, che momento meraviglioso. Bello, eh? Televisione verità, che poi questa è internet verità. Senti, parliamo di Formula 1, che dici? Sì. Cambiamo un attimo argomento. Passiamo un attimino all'attualità. Luca Manacorda, adesso faccio il distinguo così non ci confondiamo. Quali sono le ultime notizie su quando si potrebbe ripartire? Ogni giorno ce n'è una nuova, però cerchiamo un attimo di fare il punto. Esatto, come ben sapranno i nostri ascoltatori, ogni settimana la situazione si conferma fluida, e la novità di questa settimana è che sta prendendo quota la possibilità che si corra almeno due volte a Silverstone, su due layout probabilmente diversi della pista. Allora chiedo a Luca, che è qua con noi, visto che in Formula 2 correte, siete già abituati a correre due volte sulla stessa pista, qua forse sarà leggermente diversa, come cambia l'approccio di un team che comunque torna a correre a breve distanza di tempo sullo stesso circuito? È un lavoro più semplice o nel caso della Formula 1, cambiando il layout, sarà comunque come andare su un altro circuito? Credo che allora chiaramente non so se cambieranno il layout eccetera eccetera, so che comunque l'idea, almeno ho sentito anch'io questa cosa, che vogliono fare più gare nella stessa pista, non solo per Silverstone, anche per altre. E credo che l'unica grossa aiuto per alcuni team e svantaggio per altri sia il fatto che se un team è in grossa difficoltà nel primo weekend, poi ha un'altra chance per sistemare i vari problemini che ha avuto nel primo, e quindi presumo che il secondo weekend sia molto più difficile a livello di classifica, e saremo tutti molto più ravvicinati e sarebbe una gara molto più tirata. Okay. Luca, abbiamo, già che parliamo di Formula 1, la domanda te la faccio, l'abbiamo anche utilizzata una delle foto storiche di quel Budapest 2017, il tuo test in Formula 1 con la Williams. Ne abbiamo anche parlato tante volte in passato quando ci siamo incontrati in pista eccetera. Quello che però oggi ti vorrei chiedere è un sogno messo all'interno di un cassetto e chiuso definitivamente, o ancora ci speri un pelino? Direi che il sogno l'ho sicuramente messo nel cassetto, ma il cassetto non è chiuso. Diciamola così. Allora, l'avrei già chiuso se non fosse per ritorni strani successi negli ultimi anni, tipo Hartley o Kvyat, insomma tutti quelli che sembrava avessero mai chiuso e poi sono tornati, cioè non sai mai veramente cosa ti può capitare tra le mani, quindi per quello diciamo il cassetto lo tengo ancora un po' socchiuso, nella speranza che sto sogno possa diventare realtà. Meglio una stagione nel WEC o nel GT con una macchina molto molto competitiva che ti faccia vincere, o una stagione con una Williams disastrata stile 2019? Meglio il WEC, vado nel WEC, almeno sono sicuro di avere una carriera davanti, di fare professionista per molti anni. Ok, che è un po' meno quello che ci dicono tutti i piloti, effettivamente su questo concordate, poi alla fine conta anche stare davanti, vincere, che non semplicemente fare presenza, seppur in un campionato prestigioso come la Formula 1. Simo, abbiamo visto quelle che sono le idee della Formula 1, in parallelo le idee della MotoGP, perché ieri ha parlato Espeleta. Sì, Espeleta ha parlato a una radio in Spagna, no, quindi non è nessun comunicato ufficiale, però ha anticipato quello che potrebbe essere la soluzione per il campionato a due ruote, ovvero... nella migliore delle ipotesi, ha detto lui, si corre non prima di agosto, quindi si partirebbe a Brno. Nella peggiore delle ipotesi addirittura c'è al vaglio lo studio di un campionato ridotto su due o tre piste selezionate probabilmente in Asia, dove si correrebbe più volte, quindi anche loro stanno
diciamo, vedendo tutte le possibilità e attuando qualcosa di simile a quello lì che la Formula 1 ha proposto di correre più di una volta sulla stessa pista. Vogliono fare un po' una sorta di grande fratello, li chiudiamo tutti in un circuito, li facciamo fare esatto. Va bene, Alberto, è arrivato il momento delle nostre cazzate? Allora, sì, vabbè, come se non avessimo già abusato la pazienza, diciamo, della pazienza che, di Luca. Esatto, col compleanno della zia di Simone avevamo toccato uno dei punti più bassi, ma noi più siamo alti. Sempre in grado di scavare e quindi ora ci stiamo per mettere a scavare con questo giochino. Allora, Luca, già che ci stiamo, Luca Ghiotto, non Manacord. Okay. Però potremmo farla anche a manacorda, poi la facciamo doppia. Esatto, vogliamo farla doppia, anche perché si parla di colleghi, quindi anche te manacorda qua avresti tra cui scegliere. Allora, Luca, ora io ti farò delle domande e tu in maniera secca mi devi dare una risposta senza pensarci troppo. In pratica ti chiediamo: con quale collega vivresti una determinata esperienza? E tu ci devi dare il nome di un pilota che conosci, con cui intraprenderesti una determinata avventura. Sei pronto? Sì, ma determinata avventura, cosa significa andare a... No, è ora ti leggo le determinate avventure e okay. Di volta in volta devi selezionare, no, il pilota. Sì, okay, dai. Però effettivamente la precisazione è necessaria, perché detta così faceva anche, cioè era anche brutto, nel senso. Sì, no, esatto. Ma non che non sia così nelle domande che arrivano dopo, tra l'altro. Va bene. Ah, la prima più facile attuale: con quale collega passeresti la quarantena? Carmen Giorda. Stavo per dire Vicky Miria, quindi stiamo... Allora, è sul pezzo, ragazzi. Sì. Questa era quotata a 1.01. Allora, con quale collega vorresti correre a Le Mans? Tom Christensen, dato che l'ha vinta 10 volte, insomma. Ok. Penso sappia come vincerla. Esatto. Allora, con quale collega vorresti correre a Le Mans, però su assetto corsa? Davide Fumanelli. Perché qualcuno che c'ha... Allora, vediamo se anche qua sei pronto come nella prima. Con quale collega vorresti andare in vacanza a Ibiza? Non puoi dare risposte che hai già dato. Ma come? Sto pensando a tutte le pilotesse che esistono. Vabbè, o diciamo Vicky, dato che l'avevi detta prima tu, allora ne approfitto per il suggerimento. Io qua mi aspettavo tipo un Matteo Bobbi, qualcuno che potesse sconvolgere un po' la situazione. Allora. Trovarti disperso in un mercato di Nuova Delhi senza cellulare. Con chi vuoi trovarmi lì? Qualcuno della Williams sta toccando sponsor di cellulari. Se no una Ryan Kartikeyan poteva essere. Esatto. Diciamo Kartikeyan. Allora, con quale pilota vorresti salire sul ring e fare un incontro di box? Nick De Vries, dato che è piccolo, probabilmente vincerai facile. E poi ci sarebbe anche un po' di una vendetta. Vendetta. Allora, quale pilota, dai, questa qui è un po' più facile, quale pilota vorresti superare all'ultima curva dell'ultimo giro di una gara importante? Beh, da italiano direi Lewis Hamilton, dai. Ok. Remember 2008, dai. Non volevo ricordare brutte cose, ma è uscita così. Allora, qua la ribaltiamo. Da quale collega non vorresti farti superare all'ultima curva dell'ultimo giro di una gara importante? Beh, direi Leclerc, perché mi è già successo nel 2017, quindi... Ok. Allora, abbiamo quasi finito. Con quale pilota faresti la Route 66, però dovrebbe guidare solo lui? Oh, cazzo.
O sto pensando a qualcuno che guida piano, tranquillo, che sarebbe un viaggio facile, ma non mi viene in mente nessuno. Non lo so, questa mi ha lasciato spiazzato, non saprei. Io avrei scelto Maldonado, così ci divertiamo un po' a fare fuori legge. Allora, vai, questa qui è facilissima. Con quale collega andresti a cena? Vabbè, le ho già dette prima, scusa. Cioè, adesso la Chadwick, dai, un'altra. Aggiungi la lista, ormai le ho dette tutte. Tutte le pilotesse. Ok, no. Qua invece devi pensare a un pilota anziano, perché con quale tuo collega andresti al bingo, a farti una serata al bingo in paese? È una trasgressiva al bingo. Dai, Mario Andretti, dai, dato che ormai è venuto in trasmissione. Non è male scelta, esatto. Di compagnia. Vabbè, ne mancano due. Con quale pilota andresti in campeggio, un'avventura in un bosco in cui siete senza cibo? Un maschio però, cioè, mettiamola... Sì, sì, dai, ok, va bene. Allora, il mio vecchio compagno di squadra del 2015 in Trident, Arthur Janos, il polacco, che adesso non so se fare il GT, perché l'unica volta in cui siamo andati a fare un giro in Bahrain, perché la gara era finita prima, vabbè, con due ingegneri, ci siamo persi nel deserto del Bahrain e abbiamo quasi perso l'aereo. Quindi presumo che un'altra avventura con Janos finirebbe molto male, insomma. Esatto. Bene, poi qua c'è l'ultima domanda, forse la più difficile: la foto di quale collega metteresti su Tinder per rimorchiare? Guarda, ritorno a dire il fumo, dato che tutti dicono che è pieno di... vabbè, non si dice, insomma, avete capito. Qua però mi sento di fare la stessa domanda anche a Manacorda: la foto di quale collega di Motorbox metteresti su Tinder per rimorchiare? Ma quella di Simone, perché sappiamo che ha una schiera, folta schiera di adoratrici, quindi... Che quella barba hipster sta tornando di moda. Sì. Va bene, basta, grazie per esserti sottoposto a questo ignobile giochino. Abbiamo dato? Dai. Abbiamo dato. Abbiamo dato. Allora, Luca, io ti ringrazio per la pazienza, soprattutto perché sopportare pure questo giochino qua è stato veramente uno sforzo immane. Quindi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione, se e quando ripartirà, ma speriamo tutti quanti ovviamente di sì. Ci vediamo in pista. Spero, sì. Però l'invito ovviamente è quello di venire qua in studio da noi a Milano quando sarà possibile. Ci sarò, appena potremo uscire di casa ci sarò. Anche perché ci dovrà essere questo scambio di doni che a questo punto abbiamo annunciato. Inevitabile. Inevitabile, esatto. Scambio di doni. Ringrazio poi Simo. Grazie a voi. Luca Manacorda. Ciao, grazie a tutti. E l'avvocato Alberto Saiu. Grazie mille, buonasera a tutti. Noi ci vediamo martedì prossimo 21:30. Ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao!